siamo ancora sotto i punti. Lascio a Jean e Celeste il fatto di esporre capitolo per capitolo quello che stanno facendo molto bene. Io voglio andare un pochino intorno a quello che stanno dicendo Jean e Celeste. E diciamo, parlando della teologia della gioia, della teologia dell'unità, io voglio vedere una caratteristica che sta all'interno del libro di Filippesi che si può applicare alla nostra vita di tutti i giorni. Allora, vorrei parlare questa sera partendo da un versetto che noi spesso ripetiamo alle persone della prima volta. Il versetto è questo qua, Salmo 37, versetto 4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Il problema, sapete che cos'è? È che spesso noi questo diciamo a persone che hanno una vita, di M, per cui guarda, c'hai una vita che non va bene, trova la gioia del Signore. E poi se siamo proprio in vena di consigli biblici, aggiungiamo anche questo versetto qua, Giovanni 16, 33. Nel mondo avrete tribolazione, ma fate coraggio, io ho vinto il mondo. Intendete, versetti meravigliosi, però spesso li usiamo in un contesto di persone, anche per noi stessi, di una vita che è un macello. Allora diciamo, Davide sembra quasi dire che l'unico posto dove trovare la felicità, ed è vero, è Dio, ma tutto il resto è un macello. E qui Gesù dice, lo so, la vita fa schifo, ma tanto c'è Gesù. Ora, come si accoppia queste cose che ho detto con la teologia della gioia di cui Paolo parla all'interno di Filippesi? Come possiamo gioire, avere gioia, se poi noi diciamo che tanto nel mondo avete tribolazione, per cui scordatevi proprio di essere contenti. Allora, io voglio soprattutto rassicurare che non sono qui stasera per insegnare la teologia della depressione. La teologia della depressione non c'è, perché vedete, molte volte noi come credenti in generale veniamo visti dall'esterno come persone fondamentalmente depresse, sì, carucce, carine, però pessimiste, mamma mia, non se ne va più rispetto alla mia, persone un po' tristi che si aspettano di morire per godere. Allora, quasi dei masochisti, no? Le persone che si danno le botte per soffrire. E questa è spesso l'immagine che noi diciamo, che diamo all'esterno, che sia la persona che tanto la vita non se la godono. Ora, il cristianesimo non è assolutamente questo, eh? Non è un soffrire qua e godere di nulla, è tutt'altro, è un modo di vivere attivo e proattivo. Noi siamo proattivi verso il mondo. Gesù non era depresso. Gesù, c'è stato l'unico momento di depressione quando la sua natura umana stava lottando con la sua natura divina. Lì veramente non è che la depressione era veramente allo stremo delle forze, ma Gesù normalmente era una persona gagliarda, invitavano a pranzo e a cena non soltanto perché era un gran maestro, ma perché era una persona divertente. Sono convinto che raccontava pure le barzellette pulite, ma le raccontava. Ricordatevi quanto gli piaceva, quanto i bambini piacevano a Gesù e quanto Gesù piaceva ai bambini, tanto che gli si correvano intorno. Una persona triste e depressa questo non l'avrebbe potuto fare. Gesù era una persona divertente, se era divertente, se Gesù era una persona proattiva, allegra, e siccome il nostro maestro, noi dobbiamo prendere da quello che dice il nostro maestro. Se il nostro modello era così, allora perché questa favola dell'essere depressi e noiosi, e che ci è vietato godere soltanto, e che ci è vietato godere in questa vita e che aspetteremo la vita prossima per godere? Allora, questo si deve a un cortocircuito nell'esposizione del Vangelo, no? Che ha creato una teologia differente da quella di Paolo. Abbiamo visto la teologia della gioia,
e la teologia dell'unità. Questa teologia strana, differente, che non c'entra niente con Paolo, è la teologia della povertà, che afferma che se siamo credenti, allora è ovvio che soffriremo. Sei credente, se sa che mediamente sarai meno felice degli altri, perché sei credente, allora avrai delle lotte, sarai perseguitato, avrai limitazioni morali, non potrai godere di tutti i beni carnali della vita, eccetera, eccetera, eccetera. No? Ma sapete perché è successo tutto questo? Perché molti bravi teologi non hanno compreso la differenza che c'è tra gioia e felicità. Allora, Paolo parla proprio di questo in Filippesi, eh? Paolo parla di gioia, non di felicità. Allora, sono due concetti differenti. La prima, la felicità, è legata all'adesso e al futuro. Cose belle, cose brutte, sono felice perché ha vinto la nazionale, oppure Gin è triste perché ha perso la nazionale. È l'unico riferimento. Sono triste perché la Ferrari è arrivata seconda, Gin gioisce perché Hamilton inglese è arrivato primo. Come cambia la felicità? La felicità è una cosa variabile. La felicità è legata a come sono. Sono sano? Come sono felice? Sono malato? Sono infelice. Sono libero? Sono felice? Sono in carcere? Sono infelice. La gioia è legata invece al chi sono. Sono un figlio di Dio, una figlia di Dio. Sono perdonato e sono perdonato. La felicità riguarda l'adesso, la gioia riguarda il passato. La felicità riguarda cosa mi accade, la gioia riguarda cosa mi è accaduto, sono stato salvato. La felicità è legata a quello che ho, sono povero, sono ricco. La gioia è legata a quello che avrò, il suo erede nel cielo. Vedete che è una cosa differente la felicità della gioia. È per questo che come credente posso soffrire, non avere felicità e allo stesso tempo stare nella gioia. C'è un bellissimo canto che noi facciamo spesso, che si chiama, che dice: Dio ha fatto cose splendide per noi e noi siamo nella gioia. E quindi il concetto, la felicità è una cosa passeggera. Allora, come molti sanno, io per una decina d'anni, fino a 4-5 anni fa, ho giocato, ho deambulato sul campo da rugby insieme a tante altre persone. Ora, qualche partita l'ho fatta anche io. Allora, per fare una partita di rugby, Daniele, che era nel club, in un'altra sezione, quella giovani, per quella dei vecchietti, e ne può essere testimone. Per fare una partita c'è sempre il dolore di mezzo. Non puoi fare a meno del dolore. Soprattutto per uno che all'epoca pesava 68 kg, magari a esserci 68 kg, adesso lasciamo perdere quanto pesiamo, contro quelli che pesavano 120-130 kg. Quando ti venivano addosso facevano male, eppure tanto. Ero felice di essere placcato e sbattuto per terra? No, non ero felice. Faceva male, sì, tanto. Le dita penso che le ho fratturate tutto un paio di volte, ci ha scondito, perché io venivo per terra e le persone mi ci camminavano sulla terra. Ero felice? No. Però quando vincevo, c'era la gioia. Provavo gioia quando una squadra vinceva. Filippesi, vi ricordate, no? Gino ci ha fatto l'introduzione, dov'era, com'era Paolo? Legato a un soldato romano. Era felice, oh che bello averci sto soldato romano che puzza come una capra, anche io perché non ci laviamo, perché essendo legati è un po' difficile. Non era felice, però diceva che provava gioia. La Bibbia non solo ci dà il permesso di essere pieni di gioia, ma più di questo ci comanda di essere pieni di gioia. Paolo scrive a Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Vedete, lo ripete due volte. Quando uno ripete due volte, normalmente quando tu dici al tuo marito, o mia moglie mi dice: Marco, ricordati di prendere la carta, cioè, per
presente di rotoli di carta che sono anche qua. Marco, ricordati di portare dal negozio con rotoli di carta. Sì. Marco, hai capito che devi portare un rotolo di carta? Me lo dice due volte perché sa che la prima non basta. Perché? Perché alla prima passa così. Paolo fa la stessa cosa, gli dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Lo ripeto due volte, questo significa che Paolo era cosciente che come credenti, filippesi, anche noi, abbiamo spesso difficoltà a vivere nella gioia. Ci abbiamo un po' di molta difficoltà. I credenti della casa di Filippi non è che erano proprio nella felicità totale, Vivevano nella stessa città dove, vi ricordate, Paolo e Silla erano stati sbattuti in carcere per il fatto di aver guarito una persona dal demone. Per cui non è che erano in una comunità che dice: ah, che bella sta chiesa cristiana, c'è, cioè, persone amabili. No, non erano ben visti. Era una chiesa mista dove c'erano persone di un cielo abbastanza alto come Emilia e persone di un cielo molto basso come c'era il carceriere di quelle carceri dove era stato Paolo e Silla, per cui era un misto e non erano proprio ben visti. Paolo rammenta a loro e anche a noi che possiamo avere gioia nel bel mezzo delle prove, e quando non siamo felici. Come faccio ad avere gioia e nella sofferenza? Allora, esiste un foglietto di istruzioni. Ah. Chi è che va all'Ikea normalmente? Un po' tutti. Prima o poi ce l'ho. Soprattutto se siete sposati, siete andati una volta almeno all'Ikea. Ah. Come fate quando tornate a casa con un tavolo dell'Ikea? Qual è il vostro metodo? Vi dico il mio. Comincio a provare a notare. Classico, penso tutti i metodi. È un classico. Comincio a provare a montarlo e con tutti questi pezzettini sulle nostre linee, questi cut, non capisco assolutamente niente. Per fortuna, nel frattempo che sto provando a montarlo, c'è mia moglie che legge il foglio. Legge il foglio e viene in soccorso, e allora i pezzi si mettono giù il posto giusto, mentre io sto giocando con pezzi di metallo e sempre avanti, qualche gamba, fa qualcosa su un tavolino a tre gambe con quello da spiritismo. Allora, come credenti noi facciamo la stessa cosa spesso per cercare la felicità, la gioia la facciamo a tentativi. Mettiamo questo pezzo qua, mettiamo questo pezzo là, e però qualche volta un po' di gioia ci arriva, altre volte non arriva proprio. La lettera che stiamo studiando, la lettera filippesi, quella di cui Gin e Celeste ci stanno parlando, è proprio il fogliettino dell'Ikea, perché ci dà delle indicazioni, ci dà 10 indicazioni su come costruire la nostra gioia. Però attenzione, esattamente come il fogliettino dell'Ikea, i passi li devo fare tutti, perché se le faccio come li faccio io, i passi sul fogliettino dell'Ikea, che dico: ah sì, ho capito, ma mi giro e poi non ho capito niente, e faccio un tavolino a tre gambe e invece mi sguardo. Per cui bisogna operare tutti quanti 10 raccomandazioni che ci dice. Attenzione, quello che si vede dalla parola è che le cose che costruiscono la gioia te la portano via se tu non le applichi. Alcune cose che costruiscono la tua gioia, se non applicate, la portano via da te. Oggi ne abbiamo 85, non ti preoccupate. Fra 2 settimane vediamo le altre 5. Davvero. Matteo. Okay. La gioia è lavorare assieme. La solitudine uccide la gioia. Pezzetto di Filippesi 1, 4, 5 dice: quando prego per voi, il mio cuore si riempie di gioia per tutto l'aiuto che mi avete dato nel diffondere il Vangelo dal giorno in cui avete conosciuto, in cui l'avete conosciuto fino ad ora. L'abbiamo visto la settimana scorsa con Celeste. La gioia si costruisce lavorando assieme, nell'unità, attraverso l'unità, su una missione e su uno scopo ben definito. Paolo avrebbe tutto il diritto di vantarsi di ciò che ha fatto. È lui che ha piantato la chiesa a Filippi.
Filippi, prima con Lidia e poi col carceriere e poi con le altre persone. Ma invece che cosa fa? Dice che una piccola chiesa popolata da neocredenti, attenzione, non erano dottori della legge, non erano studiosi della Bibbia, non erano predicatori, non erano ex rabbini, erano persone del popolo con una varia scala, da popolo alto a popolo basso, e gli dice che loro, una chiesa di neocredenti, sono stati il suo aiuto a diffondere il Vangelo. Più avanti dirà questo, Matteo. Versetto Filippesi 2, versetto 3, questo è un versetto che abbiamo già visto, l'ho preso in un'altra Bibbia, la Bibbia, la parola di vita, e dice: non fate niente per motivi egoistici, non fate niente per esaltare voi stessi, siate invece umili, considerando gli altri con riguardo come fossero migliori di voi. Ma la vera gioia è quando la squadra, tutta la squadra ha successo, non quando un singolo ha successo, non quando una sola persona riceve il premio. Avete visto la premiazione, no? Tutti quanti hanno avuto almeno una medaglia. C'è la coppa generale, ma ognuno ha avuto un premio. Allora Paolo dice la stessa cosa: se dobbiamo essere una squadra, tutti quanti devono avere un premio e tutti quanti devono arrivare al successo, ci dobbiamo arrivare tutti quanti assieme. Però questo, la gioia è lavorare assieme, ma se lavori da solo, la gioia non è qui. Se lavori da solo, se fai il tuo solitario, se nessuna chiesa ti soddisfa, quella chiesa no, troppo intellettuali, no, quella è la chiesa pentecostale, non la voglio vedere. Ah no, lì perché no, quella non va bene. E quell'altra, no, è quella lì, c'è stata non c'hanno gli anziani. Non ti va bene nessuna chiesa. Il problema non è delle chiese. Se lavori, se fai gruppo solitario, se affermi come molti fanno che non ti serve una chiesa per adorare e servire Gesù, allora stai distruggendo la gioia. Perché Paolo lo dice: la gioia viene da lavorare assieme, e se non lavori assieme non c'è gioia. Per cui prima istruzione in questo ipotetico foglietto è: frequenta una sola chiesa locale e impegnati a lavorare per i suoi ministeri assieme agli altri che stai frequentando. Non solo frequentare la chiesa, non solo riscaldare una volta a settimana il insegnamento. Secondo raccomandazione, istruzione: la gioia è annunciare il Vangelo, il peccato uccide la gioia. Filippesi 1,18 dice: che importa? Comunque sia, con ipocrisia o sincerità, Cristo è annunciato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Allora, cosa significa annunciare? Cosa significa? Spesso diciamo proclamare la buona novella. Qual è la buona novella? Voce. Sì. La parola di Dio. Ma qual è la buona novella che dobbiamo dare alle persone? È avvenuto Gesù, quella è la buona novella, che siamo perdonati, che se c'è il Gesù sei perdonato. Questo significa annunciare la buona novella. È questo che reca gioia a Paolo, il sapere che in un modo o nell'altro, perché diceva c'erano persone che non stavano andando molto bene a Filippi, ma diceva in una maniera o nell'altra le persone sapranno che Gesù è il figlio di Dio e che Cristo è morto per noi per redimerci dai nostri peccati. La gioia nasce non da come sei adesso, ma da come sei in eterno. Sei salvo e sei perdonato. E se tu sei così, non puoi tenerlo per te. Non puoi tenerlo per te solo o per te sola. Però è difficile annunciarlo se il peccato ancora ti domina. E allora siamo a te. Il peccato è un guastafeste. Il peccato è un guastafeste, uccide. Questo è un versetto di Davide. Vi ricordate cosa aveva fatto Davide da questo versetto, no? Il versetto dice: rendimi la gioia della tua salvezza e il tuo spirito volenteroso mi sostenga. Salmo 51,12. Era andato con Bathsheba e aveva fatto sesso fuori del matrimonio con la moglie di un altro. Allora, guardate come
dice: rendimi, rendimi, ridammela indietro la felicità, ridammela indietro la gioia. Davide afferma che la gioia prima c'era e adesso non c'è più. Perché? Perché io ho peccato, io ho peccato. Signore, ridammela, la voglio, ridammela, dammela indietro. La riavrai, la riavrai. Che cosa ha fatto Davide? Ha confessato, si è pentito, ha avuto le sue conseguenze, un figlio morto è una bella conseguenza, ma si è pentito e ha capito da quel momento in poi. E il Signore dice, nonostante questo peccato enorme, quando morirà Davide, dirà: Davide era una persona secondo il mio cuore. Perché? Perché si era pentito da quel peccato. Ma se ti giustifichi dicendo, beh, tutti lo fanno, uno più uno meno, ma in fondo peccato piccolo, e ci sono peccati molto più grossi dei miei, e non chiedi scusa, tu stai uccidendo la tua gioia. Secondo istruzione del foglietto dell'Ikea, impegnati a diventare il peccato per quanto possibile. Ricordate che siamo peccatori, perdonate ma peccatori. Terza raccomandazione, terza istruzione: la gioia è nella speranza, la disperazione uccide la gioia. Versetto 19 di Filippesi 1: so infatti che come risultato io sarò liberato, perché voi pregate per me e lo spirito di Gesù Cristo mi aiuta. Allora, Paolo fu liberato, attualmente era imprigionato Efeso, Cesarea, Roma, non ci importa, ma la sua speranza era legata a un compito specifico a cui Paolo si sentiva chiamato da Dio. Qual era il compito specifico? Lui aveva detto: io voglio andare a Roma a testimoniare all'imperatore. E l'imperatore non è che fosse l'altro tranquillo, era Nerone. Non è che era tranquillissimo. Per testimoniare davanti a Nerone di Cristo, ricordate, Dio vuole che tutti sappiano del Vangelo, anche Nerone, anche Hitler, anche Kim Jong-un, anche il vicino di casa che va bucato le gomme, tutti, tutti, nessuno escluso. Per Paolo, guardate, la speranza, questa è una speranza che si estrinseca in una, che diventa una certezza. Come? So infatti che come risultato, per cui non è la speranza, è la certezza. Io sarò liberato perché voi pregate per me e perché lo Spirito di Gesù Cristo mi aiuta. Io sarò liberato, so che voi pregate, io so che lo Spirito Santo è al mio fianco. È una certezza. Paolo ha una certezza granitica del fatto che questo succederà, perché ci saranno, ci sono persone che pregano e c'è lo Spirito Santo. Ma attenti, perché avere gioia, perché per avere la gioia ti serve la certezza che c'è qualcuno che prega, e ti serve lo Spirito Santo. E queste sono due cose. Spirito Santo, al limite puoi chiederlo e arriva se sei anche da solo, ma le persone che pregano no. Se Paolo fosse stato soltanto con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Gesù, e non avesse avuto la certezza che c'erano persone che pregavano: Signore, lo so che io, se tu mi hai messo in cuore di andare da Nerone, però poteva uscire fuori che io ho qualche dubbio, però ho sentito bene la voce. Ma il Signore mi ha detto che davvero che voglio fare questo. Quando invece tu stai in una comunità di credenti, dove ci sono persone che pregano, che sostengono e ti dicono: quello che tu hai in cuore lo sento anch'io, ok, pregherò per te perché è una cosa buona, allora lì c'è la certezza e arriva la gioia. Terza funzione del foglietto di Michele: chiede lo Spirito Santo e chiede ad altri credenti di pregare per te. E anche qui è ovvio che ci vuole anche una chiesa per farlo. Quarta istruzione del foglietto: la gioia è nella fede, l'immaturità uccide la gioia. Filippesi capitolo 1 versetto 25: perciò sono certo che resterò su questa terra ancora per aiutarvi a provvedere,
e perché abbiate gioia nella vostra fede. Vedete, qui Paolo lega la gioia alla conoscenza di Cristo. Dice, per avere maggiore gioia voi dovete conoscere di più Cristo. Più progredisci nella conoscenza di Cristo, più vai avanti, più gioia troverai nella fede. In sostanza afferma che se tu hai una fede che è in blocchi di partenza, ancora stai lì fermo. Se la tua fede è in blocchi di partenza, ti resta quando, come esattamente come quando hai accettato Gesù, sì, avrai gioia, ma sarà una gioia limitata, non cresce, una gioia che non cresce. Invece Paolo ti dice, io voglio restare perché voi abbiate più gioia, man mano che io vi insegno di più di Gesù, voi continuiate in questo cammino e la gioia si è ancora maggiore. Più conosci Gesù, più la tua difesa, più la tua fede diventa forte, più la tua difesa al mondo aumenta, più la gioia arriva. Però attenzione, se pensi che un'oretta dentro la chiesa, un'oretta e mezza, no? Ti basta e non fai nient'altro, la tua fede rimarrà come quel bambino e anche questo uccide la gioia. Altro pezzettino di istruzione sul commento dell'Ikea. Studia la parola di Dio in quella maniera che arriva la fede e ascolta gli insegnamenti dei tuoi libri. Quinta e ultima istruzione per questa domenica. La gioia, anche a fare la posta come ho detto la scorsa settimana, è nell'unità. La divisione uccide la gioia, c'è un versetto di Filippesi 2. Rendete perfetta la mia gioia nel mio medesimo pensare, un medesimo amore, essendo un animo solo e di un unico sentimento. Anche questo l'abbiamo visto la settimana scorsa con Celeste. La gioia per Paolo nasce e cresce attraverso l'unità dei credenti, quando c'è unione. Un attimo, unione non significa che tutti dobbiamo vestire alla stessa maniera, farci piacere lo stesso pasto. Di fare tutti la grande Lazio, non tutti questi, non è propriamente così. Ci sono cose che non serve essere uniti su queste cose. A Dio piace la varietà, l'unità deve essere un'altra cosa, come abbiamo visto con Celeste la settimana scorsa. Matteo, andiamo alla prossima. Filippesi 2, versetti 10 e 11, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Paolo qui sta dicendo una cosa: qualsiasi siano i vostri gusti, qualsiasi siano le vostre opinioni, qualsiasi siano le vostre tendenze, adesso c'è tanto. Apro e chiudo la parentesi, tanti miei colleghi su Facebook e Twitter e Instagram, la legge Zanna sì, la legge Zanna no. Io non sono mai, io ho la mia opinione che la tengo per me, se poi volete la lì in separata serie, ma non sto da sola, perché quello crea disunità, quello crea grande disunità nel corpo di Cristo. È un'opinione. Tra l'altro noi siamo tenuti a rispettare le leggi dello Stato, ce lo dice il Signore, per cui quando ci sarà quella legge noi saremo obbedienti a quella legge. Se quella legge magari capiterà che un predicatore finisce sotto torchio dalla magistratura, è uno scotto che significa predicare il Vangelo, ma non è una cosa che deve occupare le pagine di Facebook costantemente. Chiusa parentesi, spero che il mio collega non mi mandi parlare a quel paese. Paolo sta dicendo, qualsiasi siano le vostre opinioni, ricordatevi che il progetto è quello di far conoscere Gesù a più persone possibili. È quello il progetto comune, è lì dove dobbiamo essere uniti, non sulla squadra di calcio, non sulla pasta o il brodo, non sul mare o sul monte, non sulla macchina rossa o la macchina azzurra. Fatto che le persone devono andare a conoscere Cristo, è quella la funzionalità. Se vogliamo essere più efficaci, allora dobbiamo abituarci a lavorare assieme, anche nella diversità delle nostre opinioni.
abbiamo tante opinioni differenti, ma lavoriamo assieme. Perché? Perché il concetto è quello di far passare, di testimoniare Cristo affinché le persone possano arrivare a Cristo. Allora dobbiamo abituarci a lavorare assieme, a mettere da parte qualche volta le nostre idee e accettare quelle degli altri. Come? Anche questo l'ha detto Celeste la settimana scorsa. Filippesi 2,4: cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Non il proprio, ma il tuo. Non quello di manca, ma il tuo. Attenzione però, perché coltivare l'egoismo genera la divisione, come vi dicevo prima della legge Zara. Quello crea la divisione, ci si divide. Io sì, io no. E dov'è la testimonianza di Cristo? Dov'è che è glorificato Cristo in questo? Coltiviamo uno spirito egoista se vogliamo avere per forza ragione. E non arretriamo di un millimetro. E in quella maniera stiamo uccidendo la gioia. Quinta istruzione del foglietto Ikea, stasera. Abituati a discutere ascoltando l'altro piuttosto che ascoltare te stesso. In conclusione, cosa stai cercando nella tua vita? La felicità che è legata a come sono, o la gioia che è legata a chi sono in Cristo? La felicità che è legata a cosa posso ottenere, o la gioia che è legata a cosa ho ottenuto? La soluzione non è solo nell'avere gli strumenti, i materiali, per costruire il mobile, il tavolo. Io quando arrivo dall'Ikea ho tutti quanti gli strumenti, tutti quanti i materiali. Ma soprattutto devo seguire l'istruzione del foglietto, altrimenti il tavolo non lo metto. Nella tua vita avrai momenti infelici, ma la tua gioia non dipende da come sei, ma da chi sei in Cristo. Da chi sei, non dipende dal momento topico dove stai, se sei felice, se sei malato, se sei sano, ma la tua gioia sta che sei in Cristo, salvato. E è quello che fa crescere la tua gioia in Cristo, ed è quello che trasmette la gioia di Cristo agli altri. Teniamoci a pregare. Grazie Signore, in te possiamo trovare gioia. In te possiamo, anche se non siamo felici, provare la gioia. E non è una gioia semplice, è una gioia profonda, è una gioia che rimane. Se tu che mi hai ascoltato mi stai colpito, o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato questa sera, prega queste cose che si vanno nel tuo cuore. Signore, io ammetto che voglio la gioia, voglio la tua gioia, voglio la gioia legata a chi sono in te. Ti prometto che non farò grossa affidamento sulla felicità momentanea. Signore, io voglio lavorare assieme. Non voglio essere un lupo solitario, perché so che la solitudine dei credenti distrugge la gioia. E Signore, voglio annunciare il Vangelo, voglio spiegare alle persone della gioia di avere una vita salvata. Per questo voglio togliermi dal peccato. Voglio evitare il più possibile di peccare contro di te, perché so che la gioia, il peccato uccide la mia gioia. E Signore, voglio avere speranza. Voglio avere speranza, voglio essere una donna, un uomo che spera, avendo dietro persone che pregano e avendo a fianco lo Spirito Santo. E non voglio essere disperato, perché so che la gioia viene distrutta dalla disperazione. Voglio che aumenti, che la mia vita sia una vita di fede che aumenta. Per questo, Signore, voglio studiare la tua parola, voglio ascoltare la tua parola, e non voglio rimanere un bambino, perché so che se sono immaturo non ho nemmeno gioia. Infine, Signore, la mia gioia voglio trovarla nell'unità con altri credenti, in questa chiesa e fuori da questa chiesa, perché voglio lavorare nonostante le differenze che ci sono tra credenti, perché le persone possano ascoltare il tuo Vangelo, Signore Gesù. Tutte queste le prego.
Amen. Amen.